Amici di canalecaccia.tv, siamo a Diwa 2023, sono con Roberto Salvinelli e siamo all'interno dello stand delle armi Salvinelli. Ora, caro Roberto, questo è un marchio che si conosce poco in Italia, ma c'è una ragione? Beh, la ragione principale è che noi vendiamo questo prodotto principalmente all'estero. Lo produciamo dal 96 e siamo presenti su mercati internazionali, europei, Australia, insomma un po' in tutto il mondo. Quasi 30 anni di storia, e quindi non è che stiamo parlando di fucili da tiro eccezionali. Quasi 30 anni di storia e anche di evoluzione tecnica e di miglioramento, perché quello che ha contraddistinto la nostra volontà nel produrre quest'arma, che si piazza su un mercato sicuramente di livello molto elevato, è quello di andare sempre a aggiungere e migliorare il prodotto, dando un servizio sempre migliore e anche recependo dal mercato quelli che sono gli input nuovi che arrivano dall'utilizzatore finale. Che cos'è che contraddistingue un'arma Salvinelli? Cioè, che sono delle belle armi, sono armi elaborate, curate, lo si vede, no? Con un colpo d'occhio, basta vedere i legni che utilizzate, basta vedere le incisioni con cui ornate le vostre armi. Però l'amico Fabio Beretta, che è della FB, mi ha detto: ma non vai dal Salvinelli? Lì stiamo parlando di un'azienda al top, anche se normalmente non la vedi nelle fiere italiane. Fortunatamente siamo qui in Germania e ho avuto la fortuna di conoscere te, Roberto. Quindi, cos'è che contraddistingue la qualità Salvinelli? Allora, l'aspetto tecnico e meccanico, oltre che quello estetico, che diciamo si può notare subito a prima vista, perché sulla parte meccanica e sulla prestazione balistica abbiamo lavorato molto e abbiamo raggiunto negli anni un livello secondo me importante, soprattutto dal punto di vista della chiusura tipo boss. C'è molta lavorazione manuale di personale molto esperto, perché dal punto di vista della lavorazione meccanica si arriva a un livello molto elevato, ma resta fondamentale il tocco finale di chi la mano la sa mettere e del colpo di lima giusto di adattamento lo sa fare. Sono sempre di meno, Roberto, quelli che sanno dare il colpo di lima giusto. E questo è il problema del nostro settore, perché formare una persona che sappia mettere mano a un prodotto del genere, portandolo a un livello veramente elevato, ci vogliono anni e anche la persona deve essere quella giusta, perché non tutti hanno la passione di mettersi, capire il prodotto, migliorarlo, andare a curare il dettaglio. Ci vuole una persona anche mentalmente ordinata e pignola, perché sennò il dettaglio sfugge. Non c'è bisogno di ricordare che queste sono armi che normalmente, a differenza di un prodotto con cui uno va a caccia e si riesce a sparare un centinaio di colpi l'anno, chiaramente basta andare in pedana un pomeriggio e lo stress a cui è sottoposta l'arma è notevole. Quindi le chiusure devono essere fatte in un certo modo, gli acciai devono essere di un determinato tipo e poi quella sapienza che solo l'esperienza riesce a dare dà quel tocco in più, perché tu hai parlato giustamente degli effetti balistici, sappiamo quanto sono esigenti gli amici tiratori. Anche perché fare uno sport difficile e impegnativo, gli va dato uno strumento che li metta a proprio agio e trasformi l'arma quasi in una continuazione del corpo, in modo che l'effetto sia immediato all'occhio e al movimento. Ora, dopo il 99% di questi prodotti sono personalizzati, perché quando si va a certi livelli di tiro di precisione, giusto l'adattamento del calcio è una cosa che fa la differenza. Qui vedo che, guarda, mi ha catturato l'attenzione chiaramente questo dispositivo di calcio regolabile. Ne vogliamo parlare un attimo, Roberto? Ora, questo dispositivo è uno strumento tecnico molto interessante per chi opera nel settore del tiro.
perché permette naturalmente di fare tutta una serie di regolazioni adatte sia alla specialità ma anche... Quindi prima di andare a mettere le mani sul quadro del legno, no? Cioè sulla forma da... Dopodiché uno si potrà anche chiedere, un calcio regolabile così tecnico su un'arma incisa di pregio da caccia, il vantaggio è che noi forniamo anche questo servizio, cioè permettiamo al cliente con questo prodotto regolabile di testare bene il calcio e trovare, fino a che si trova effettivamente, quelle sono le misure che lo mettono a proprio agio nell'esercizio. Parliamo di millimetri, decimi di millimetro, esatto. Di impostazione della linea. Esattamente. Note e raggiunte le dimensioni corrette del calcio con cui il tiratore o il cacciatore si trova proprio a suo, diciamo, a suo agio, allora possiamo anche realizzare un calcio integrale e con un, magari un blocco, cioè partendo dal blocco legno importante, sapendo però di andare ad ottenere il risultato che è quello che alla fine va bene, altrimenti si rischia di costringere il cliente a fare prove su sbozzati di legno importanti ed è anche un po' un peccato, insomma, diciamolo. Bene, allora Armi Salvinelli, avete un sito internet? www.armisalvinelli.com. Bene, amici cacciatori, quindi è stato un piacere presentarvi, anche per me. Perché chiaramente su In Val Trompia le sorprese non finiscono mai, 30 anni di esperienza, noi è 15 che facciamo questo servizio e non vi avevamo ancora incontrati, in realtà vi avevamo incontrato in altre vesti, ma non nelle vesti di armi di livello superiore come queste che mi stai presentando in questo momento, Roberto, quindi è stato un piacere presentarle al mercato italiano. Se avete modo, magari che avete un catalogo dove poter attingere, lo andremo a pubblicare volentieri anche su cataloghicaccia.it. Bene, ti ringrazio per la disponibilità, Roberto, è stato un piacere presentarvi questa nuova azienda, guardate che armi meravigliose, eh? Questi dispositivi, effettivamente un dispositivo con questa tecnologia su un calcio di questa bellezza, ma torniamo a ripetere, questo sì, ma volendo anche il calcio tradizionale, è comunque uno strumento che serve per migliorare sempre più le performance dei nostri amici tiratori. L'importanza di quest'arma comunque la si vede già solo guardandola, cioè quando uno la tocca, quindi immagino che salire in pedana con un'arma del genere sia un vero e proprio piacere. Grazie di nuovo Roberto, amici da IWA e dallo stand delle armi Salvinelli, per il momento è tutto.